C'è un libro del quale vi voglio parlare ed è Il discorso sulla servitù volontaria di Étienne de Lavoisier. Questo libro è stato redatto nel 1549 e poi successivamente pubblicato clandestinamente nel 1576. Nonostante sia un libro poco noto al grande pubblico, in realtà nel corso dei secoli ha ispirato molti paladini della libertà, da Morat alla Mennet fino ad arrivare a Murray Bookbard, il cui saggio introduttivo sulla Boétie corre dall'ultima edizione del 2004. In questo libro si parla della dinamica che c'è tra il popolo e chi detiene il potere. E la prima domanda che sorge spontanea è com'è possibile che una sola persona possa detenere il potere? In realtà il potere lo detiene proprio perché gli viene concesso dal popolo. Quindi ci sono milioni, miliardi di persone che si assoggettano al volere di uno solo e accettano di buon grado, tra virgolette, di essere schiavizzati, di essere sfruttati, di essere comandati senza porre la benché minima ribellione a questa forma di potere. Ora sorge anche un'altra domanda, no? Si può veramente chiamare viltà il fatto che milioni di persone si assoggettino a questa forma di potere? Oppure magari ad ogni vizio c'è un limite e in realtà non è giustificato il fatto che tantissime persone possano veramente accettare di essere soggiogate. Lo si può dire quando magari sono poche persone, ma quando sono molte, di chi è, diciamo, la responsabilità di tutto ciò? Se ci sono magari due persone, 10 persone che tentano un attacco al potere, è facile che possano fallire. Quando sono milioni di persone, questo fatto proprio non sussiste, cioè il fallimento proprio non esiste. Ma allora come lo possiamo definire questo fatto? Che razza di vizio è se non possiamo nemmeno definirlo viltà? Se non merita nemmeno il nome di viltà, perché uno non può essere vile quando è spalleggiato da milioni di persone nel solo scopo di togliere il potere a una persona sola, no? Quindi non si può quantificare in termini sufficientemente spregevoli questo atteggiamento che ha l'uomo nei confronti del potere. Basterebbe veramente poco a far venire meno chi detiene il potere. Basterebbe appunto non attribuirgli nessun potere, non è necessario andare lì e fargli del male, no? Basterebbe non conferirgli tutto questo potere. Non si tratta di sottrargli qualche cosa, si tratta solo di non attribuirgli assolutamente niente. Sono dunque i popoli che lasciano, o meglio, si fanno incatenare, poiché da ogni legame è il popolo che si assoggetta e si fa del male da solo. E potendo scegliere tra la servitù e la libertà, rifiuta l'ultima, rifiuta la sua indipendenza e mette il collo da solo sotto il giogo, approva il male che gli viene fatto e anzi se lo va a procurare. Basterebbe veramente poco per riacquisire la libertà, ma se l'uomo che è ridotto in schiavitù non vuole questo, possiamo concedergli il diritto di rimanere sotto questa forma di potere. Ma se per riavere la libertà basta desiderarla, e con un semplice atto di volontà si può riacquisire, perché l'essere umano si fa mettere sotto appunto da chi detiene il potere, quando in realtà chi detiene il potere sistematicamente chiede sempre di più, ha sempre più pretese e porta sempre di più alla miseria sia materiale che sociale che ha sotto di lui. Gli uomini coraggiosi per conquistare il bene che desiderano non temono di affrontare il pericolo. Invece,
gli uomini deboli e storditi non sanno né sopportare il male né ricercare il bene, limitandosi solo a desiderarlo e mantengono solo questo desiderio che è insito nella natura umana. Questa aspirazione è comune ai saggi e agli ignoranti, ai coraggiosi e ai pusillanimi e fa sì che si continuino ad avere il desiderio di tutte quelle cose che li potrebbero rendere felici e liberi. Ci si domanda come sia possibile consentire a una persona sola di decidere per noi, di toglierci le nostre ricchezze faticosamente guadagnate dalla nostra famiglia, dai nostri genitori, dai nostri nonni, fino a ridurci ad avere il niente dal punto di vista materiale e il niente dal punto di vista decisionale sulla nostra vita. Ecco, com'è possibile che delle persone accettino, potendo tranquillamente decidere di non farlo, di vivere in questa maniera? Chi detiene il potere non è diverso da noi, è fatto esattamente come noi, ha due occhi, due mani, due piedi. Ma chi gli ha prestato gli occhi per spiarci? No, siamo noi che glieli prestiamo. Chi gli ha prestato i piedi per calpestarci nelle nostre città? Siamo noi, sono i nostri piedi. La Boitier continua con lo scrivere: certo, i medici dicono che è inutile tentare di guarire le piaghe incurabili, e in questo senso ho forse torto a voler dare consigli al popolo che da molto tempo ha perso del tutto conoscenza riguardo al male che l'affligge e proprio perché non lo sente più dimostra ormai che la sua malattia è mortale. Ma forse non vale la pena discutere se la libertà sia naturale, dato che è impossibile tenere qualcuno in schiavitù senza fargli un grande torto e nessuna cosa al mondo è più contraria alla natura, dove tutto è razionale della ingiustizia. Dunque la libertà è naturale. A mio giudizio siamo nati non solo padroni della nostra libertà, ma anche dotati della volontà di difenderla. Continua: vi sono tre tipi di tiranni. Alcuni ottengono il potere in base alla scelta del popolo, altri con la forza delle armi, gli ultimi infine per successione dinastica. Coloro che l'hanno avuto per diritto di guerra si comportano nel modo che tutti ben conoscono, trovandosi, come si usa dire, in terra di conquista. Chi invece nasce re non è certo migliore, anzi, essendo nato e cresciuto in seno alla tirannia, la natura di despota l'ha succhiata con il latte. Considera infatti i popoli che gli sono sottomessi alla stregua di servi avuti in eredità e, secondo l'inclinazione che si ritrova, tratta il regno da avaro o da scialacquatore come fosse cosa sua propria. Infine, per quanto riguarda colui che ha ricevuto il potere dal popolo, mi sembra che dovrebbe essere più sopportabile e credo lo sarebbe se non fosse per il fatto che una volta vistosi innalzato sopra tutti gli altri, gonfiato da un sentimento che non saprei definire, ma che tutti chiamano senso di grandezza, decide di non scenderne più. Diciamo che nasce una nuova generazione che non ha mai conosciuto l'assoggettamento al potere, la tirannia. Che cosa sceglierebbe, secondo voi, tra l'essere libero ed essere assoggettato? Io credo che sceglierebbe senza dubbio la ragione, e la ragione è quella di essere libero e non assoggettato ad un uomo di potere. La storia ci racconta che chi è nato libero e poi dopo, successivamente, con la forza è stato ridotto a schiavo, all'inizio ha mal sopportato questa nuova condizione. Ma i figli di chi è nato libero ma poi è diventato schiavo, che sono nati nella schiavitù, hanno trovato perfettamente normale assoggettarsi a chi comandava. La consuetudine ha un grande influsso su tutte le nostre azioni, specialmente
su quella di servire. E quindi, come Mitridate che si abituò a bere il veleno, anche noi assuefatti dal veleno del potere, alla fine non ne sentiremo più il gusto amaro. Panem et circenses, praticamente da che mondo è mondo il potere si è servito della lusinga sul popolo di servizi atti al divertimento, quindi ai tempi dei romani il Colosseo e via dicendo. E questo praticamente faceva sì che il popolo si assuefacesse a questo sistema di cose e di buon grado si assoggettasse a chi invece deteneva il potere. Questo serviva co prima, come serve oggi, ad addormentare appunto i sudditi. Questo meccanismo usato dal potere per soggiogare il popolo ha appunto delle radici molto antiche, ma è valido ancora oggi. Prima venivano fatte le decurie pubbliche dove alle persone veniva elargito cibo, sesterzi, grano e loro acclamavano l'imperatore. Non si rendevano conto che quello che veniva loro elargito, facendolo passare come un dono, era stato invece tolto proprio a loro precedentemente e in maniera ben più ampia. Quindi quel giorno la gente gozzovigliava allegramente acclamando Tiberio o Nerone. Poi però il giorno dopo, metaforicamente, doveva restituire il tutto con ampio margine di guadagno per l'imperatore e si doveva assoggettare, a consegnare il proprio bene e a dover sottostare alla lussuria e alla crudeltà di questi magnifici imperatori. La plebe si è sempre comportata in questa maniera, subito disposta a perdersi nei piaceri che in realtà non dovrebbe accettare, e insensibile al torto e alle sofferenze che non dovrebbe ulteriormente sopportare. La Boitier continua scrivendo: chi pensa che le alabarde, le sentinelle, le squadre di ronda proteggano il tiranno, secondo me si sbaglia di grosso. Credo che gli siano d'aiuto più come cerimoniale o come spauracchio che non per la fiducia che dovrebbe avere in tutto questo apparato di difesa. Gli arcieri impediscono di entrare a palazzo agli sprovveduti senza mezzi, non a chi è ben armato e agli uomini d'azione. Non sono gli squadroni a cavallo, non sono le schiere di fanti, non insomma le armi a difendere il tiranno. Capisco che al primo momento è difficile crederlo, ma è così. Sono sempre 5 o 6 persone che lo mantengono al potere e li tengono tutto il paese in schiavitù. È sempre stato così. Questi 5 o 6 hanno avuto la fiducia del tiranno e sia perché si sono fatti avanti da soli, sia perché il tiranno stesso li ha chiamati, sono diventati complici delle sue crudeltà, compagni dei suoi divertimenti, ruffiani dei suoi piaceri, soci nello spartirsi il frutto delle ruberie. La Boitier ci spiega come funziona appunto il potere. In realtà sotto chi comanda ci saranno altre persone e questo seguirà una scala gerarchica di potere. Ci saranno magari sotto di lui 5-6 persone che avranno dei vantaggi e degli onori nel seguire il dittatore, poi sotto di loro ancora ce ne saranno altri 500-600 che anche loro a sua volta avranno dei vantaggi e dei poteri e via dicendo, altri 6.000 e così funziona il potere. È un quadro che si adatta perfettamente a quello che vediamo oggi nella nostra società odierna, in realtà non è cambiato niente. Questi godranno dell'immunità, no? Potranno comunque fare le peggio cose, però essendo in quella gerarchia potranno permettersi di passarla liscia. Ed è proprio con questo sistema che il tiranno, il dittatore, riesce a soggiogare, ad opprimere il popolo. Si serve proprio di chi in realtà non vale niente. È proprio vero il detto che per spaccare la legna ci vogliono due cuni dello stesso legno.